Buongiorno, oggi una sorpresa, un grande personaggio, Maurizio Cacciatore. In tutti i sensi, perché ora lo scoprirà in cucina. Oggi l'ho invitata per fare una tartare di vitello, andiamo a fare una salsa con delle biete e del rafano e una crema di parmigiano da unirci insieme. Prima di fare la carne andiamo a sbollentare queste proprio un attimo. Tuo marito mangia tutto, sì, non si lamenta a casa. Ma no, non può lamentarsi, ovvio, perché guai. Io penso di essere una grandissima cuoca, ma non lo sono. Però almeno metto tanta passione e impegno, quindi se per caso mi dicesse che il piatto fa schifo ci rimango male e tengo il muso per una settimana, quindi dice che è tutto buonissimo. E finché giocavo non avevo tempo per cucinare, certo. Poi dopo mi sono un po'... Mi piace cucinare, per me è davvero motivo di fare squadra, ecco, sportivamente parlando. Senti, io intanto sto tirando via la cartilagine, insomma, che comunque sarebbe più coriacea ai denti, quindi questa la tiriamo via. Okay. Quindi andiamo a fare delle striscioline. Il segreto di una buona tartare è lavorare col freddo, nel senso che comunque parliamo di carne cruda, lo stesso vale per il pesce, insomma di un alimento crudo. Okay. Dobbiamo sempre lavorare col freddo in modo da avere problemi di batteri o altro. Quindi picchiala e poi la mettiamo qui dentro e la condiamo. Questo è un momento importantissimo della ricetta. Cioè, nel frattempo io ho tirato sulle biete e gli ho messo dell'olio, gli metto un po' di sale. Ok. E un po' di rafano, qui ovviamente va a gusto, quindi la mettiamo dentro e poi iniziamo a frullare. Ok, la prendiamo, la mettiamo nella bowl col ghiaccio, così sta sempre fresca. Allora cosa faccio? In un tegame vado a mettere panna, puoi usare anche latte se vuoi, parmigiano e un po' di quantità. Lo facciamo semplicemente sciogliere. Iniziamo a condire la tartare. Prendo la carne. Io ho già fatto essiccare dei capperi. Quindi mettiamo questo. Ole. Ok. Poi chi mi conosce sa che non posso non mettere il limone. E quindi buccia di limone. E poi oltre a questo, visto che abbiamo, qui siamo anche in stagione, un po' di buccia di chinotto. Che è questo qua, vai tu. Ok. Io nel frattempo vado a frullare la salsa col parmigiano. Questa la frullo per evitare di avere grumi. Ok, prova a assaggiare se ti piace. Diciamo che... Queste qui sono le fave di cacao, quindi il cacao vero, e si può mangiare la parte interna. E rimangio ancora qualcosina. Questa poi la mettiamo sopra e dà un po' l'amarognolo. Poi, siccome ci piace il rafano, e lo mettiamo ancora, no? Poi ovviamente pepe. Sale e, se è toscana, olio buono, come non ci fosse un domani proprio. Buttiamo tutto via. La giriamo un po' e lasciamo riposare 5-6 minuti. Ok. Quindi adesso il sifone, mettiamo dentro la nostra fonduta. Questo per fare... Questo ci fa la panna. Mettiamo il suo coperchio e lo carichiamo di gas. L'assaggiata? Anche questo confermo. Io ieri ho fatto del riso. Ho fatto del riso a Venere, mi è avanzato. L'ho preso, l'ho frullato con un po' d'acqua e poi l'ho fatto essiccare. Quindi la spacchiamo un po' perché è rossa. Quindi l'olio è caldo. Cosa facciamo? Vedi come si gonfia tutta? Questa è poesia, ragazzi. Allora, impiattiamo. Ok, questa è la salsa che abbiamo fatto prima. Quello non ci riuscirò mai. Prova. Ora sembra che è molto bene, invece non è molto bene. Vedi? Mettiamo ancora un po' di capperi, ancora un po' d'olio, cacao. E quello all'ultimo, ricordate. Questo all'ultimo, perché sennò collora. Non tantissimo. La nostra cialda. Vai col sifone. Un po' di verde, un po' di parte vegetale, ce la mettiamo. Bellissimo. E non manca più nulla, quindi è soltanto provare a farlo a casa. Grandissimo. Ci vediamo alla prossima, ti aspetto. Grazie. Grazie. Ciao. Ciao.